Allora, nella scorsa lezione abbiamo analizzato il ciclo ranking base e abbiamo visto insomma, questo ciclo su diversi piani, in particolare sul piano TS. Allora, ovviamente, essendo un ciclo che agisce diciamo, sotto la curva a campana, diciamo, abbiamo un diagramma di questo tipo. Questo ovviamente abbiamo fatto nelle due forme di ciclo endoreversibile, quindi in questo caso punto 1, 2S, 2 primo, 2 secondo, 3 e 4S, e abbiamo visto poi che nella realtà questo ciclo che evolve tra due adiabatiche internamente reversibili e due isomere, nella realtà poi non ha, diciamo, non ha questa forma così come l'abbiamo illustrata appunto, cioè per l'endoreversibile. Nella realtà abbiamo trasformazioni irreversibili e quindi la trasformazione reale è questa per quanto riguarda la turbina, su questo aspetto qua, chiedo scusa, queste sono praticamente quasi diciamo, coincidenti, questi 2.1 e 2S, e quindi il punto 2 si troverà leggermente più a destra, 1-2, e quindi avremo una situazione leggermente differente, cioè dove noi considereremo queste due trasformazioni della pompa e della turbina sempre, diciamo, nel ciclo reale, sempre irreversibili, ma invece continueremo a considerare diciamo, le trasformazioni 2, 3 e 4, e 4 1, invece trasformazioni sempre reversibili. Quindi considereremo sempre nei nostri esercizi la trasformazione isobara. Noi sappiamo che se in un condotto o in uno scambiatore non ho perdite di carico, cioè non ho cadute di pressione, la trasformazione è internamente reversibile. Attenzione, perché lo scambiatore opera sempre su due tratti finiti e quindi internamente considereremo la trasformazione irreversibile, ma esternamente invece avremo sempre irreversibilità. Ricordate? No. Alcuni aspetti, soltanto alcune note, forse l'altra volta non abbiamo stressato opportunamente questi aspetti, ma guardiamoli insieme. Perché il punto 1 e il punto 2S li consideriamo coincidenti sul piano TS, ragazzi? 1 e 2S evidentemente hanno condizioni termodinamiche diverse, giusto? Io do un lavoro, la pressione del punto 2S è diversa rispetto alla pressione del punto 2. Perché diciamo, considero la temperatura uguale e l'entropia uguale per una trasformazione ovviamente internamente reversibile? Vi ricordate la termodinamica diciamo, degli stati sui liquidi? Vi ricordate il delta S? Allora, è chiaro che per una pompa la trasformazione internamente reversibile vuol dire se c'è M punto S1 più S punto generato, ovviamente solo interno in questo caso, uguale a M punto S2, è evidente che se la trasformazione è internamente reversibile, evidentemente S gen è uguale a 0, giusto? Quindi cosa vuol dire? S1 uguale S2, cioè uguale S2S in questo caso, stiamo parlando della trasformazione reversibile. Quindi 1 e 2S hanno la stessa entropia. Ora, se vi ricordate il delta S di un liquido, quanto vale il delta S di un liquido, ragazzi? Bravi, CP. Quindi, logaritmo naturale, bravi, di T2S su T con 1, giusto? Quindi, se questo delta S è uguale a 0, com'è il logaritmo naturale di T2S su T1? È uguale a 0, e quindi T2S uguale a T con 1. Questo è il motivo per cui noi l'abbiamo indicato sul piano termodinamico senza neanche spiegarlo. Perché questo diciamo, è naturale, se hanno la stessa entropia hanno anche la stessa temperatura, giusto? Ora, quindi voi capite che queste curve nella realtà non è proprio così, perché c'è una piccola differenza, però sono talmente nelle ipotesi che abbiamo fatto di fluido incompressibile, noi li consideriamo praticamente coincidenti. Per l'ipotesi che abbiamo fatto, il liquido l'abbiamo chiamato incompressibile e allora vale questo, chiaro? E quindi questo diciamo, accade perché ovviamente le curve le posso ritenere una sopra l'altra. Quindi detto questo, è chiaro che il punto T2 invece è leggermente diverso, perché avrà cioè una variazione di entropia, e
quindi avrò una situazione un po' diversa. Questa cosa, diciamo, diventa un po' più semplice da vedere invece su un piano HS, perché non ho questa sovrapposizione delle curve, e quindi sul piano HS, dove la curva è fatta così, io ho questa situazione, va bene? Quindi le due sobere, diciamo, divergono in questo modo, e quindi io vedo qua 1, qua 2, S, qua 2, quindi qua vedo proprio, diciamo, riesco a, diciamo, a interpretare proprio la, diciamo, la curva. Quindi il punto 1 e il punto 2S non coincidono come in questo caso, ma invece sono leggermente diversi l'uno dall'altra. Ve lo amplifico così faccio un bello zoom, e quindi nello zoom possiamo vedere che questa sarà la, diciamo, la compressione, diciamo, isentropica, e questa sarà la compressione ovviamente invece reale. Va bene? Quindi 1, 2S. E queste due. Ci siete? Erano chiari questi aspetti, ragazzi? Io penso. Allora, ovviamente questo andrà con punto 3, l'avrò qua, e punto 4S l'avrò qua, e punto 4 sarà qua. E questo è quello che abbiamo visto l'altra volta. A questo punto, l'altra volta abbiamo fatto una serie di considerazioni, ovviamente abbiamo scritto il bilancio, abbiamo fatto tutta una serie di considerazioni, e abbiamo visto quali erano le, diciamo, le situazioni un po' più controverse che riguardavano il rendimento del ciclo. Vi ricordate, diciamo, questo rendimento del ciclo a cosa era uguale? Ovviamente sì, abbiamo distinto il rendimento del ciclo Rankine reale da quello ideale, cioè da quello internamente reversibile. Va bene? Allora, il ciclo, diciamo, Rankine internamente reversibile, lo facciamo prima ideale? O facciamo addirittura prima la macchina di Carnot? Forse, prima la macchina di Carnot, questa ve la ricordate per forza. La macchina di Carnot che opera con le stesse, con gli stessi due set, questo è il set TB e questo è il set T con A, questo dovete ricordarlo tutti. Com'è questo rendimento? Poi abbiamo fatto il rendimento invece del ciclo, diciamo, del ciclo Rankine, e questo non è più 1 meno TB meno TA. Perché? Allora, è il lavoro utile, quindi lavoro utile qual è? Lavoro della turbina, L punto turbina, meno L punto della pompa, diviso Q punto con A. Giusto? Allora, qua che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, attenzione, lavoro di turbina, io ho H3 meno, prego? H3 meno H4S, che moltiplica il rendimento della turbina a vapore. Giusto? Meno H2 H2S meno H1 diviso il rendimento della pompa, questo tutto fratto H3 meno H4 pardon, H3 meno H2. Ok, bene? Ovviamente qui c'è qualche cosa che ho fatto già un passaggio ulteriore. Qual è, diciamo, che cosa, che semplificazione ho fatto tra qua e qua? Questo non è l'L punto, diciamo, è chiaro che adesso diventa tutto per me scontato, ma non vorrei che lo fosse anche per voi. Che cosa ho diviso per cosa? Per L punto. Vi trovate sia sopra sia sotto, perché, diciamo, se scrivete L punto, diciamo, è tutto alla potenza meccanica della turbina. Ovviamente qui ho scritto per unità invece di portata massima, ma la portata massima che circola all'interno del nostro impianto è sempre la stessa in questo caso. Attenzione, perché non è che sta sempre così. Quindi quando scriveremo i rendimenti in cui la portata non è sempre la stessa quella che circola, dovremo continuarci ad accompagnare questo con le portate massiche. In questo momento è la stessa, e quindi io non ripeto portata massica sul tettoio per ogni passaggio, per ogni elemento. Va bene? Allora, vi è chiaro quindi questo? Abbiamo scritto l'altra volta. Poi l'altra volta abbiamo fatto un altro passaggio. Abbiamo detto, ma questo lavoro, questo, diciamo, questa potenza della pompa è molto piccola rispetto a quella della turbina, per cui lo butto via. Quindi abbiamo scritto in modo approssimato, abbiamo detto che questo rendimento è uguale ancora a H3 meno H4S fratto H3 meno H2 moltiplicato il rendimento della turbina.
In prima approssimazione, ovviamente, giusto? Cioè, non è proprio uguale, è circa uguale. Perché? Perché questo termine qui è un termine molto piccolo, e quindi quasi sempre lo possiamo quasi trascurare. E abbiamo anche detto un'altra cosa, attenzione, perché se vado a considerare soltanto la parte del ciclo reversibile, non il ciclo Rankin reale, ma il ciclo endoreversibile, abbiamo ricavato, non ve la faccio di nuovo la dimostrazione, che per il Rankin reversibile, REV, internamente reversibile, diciamo int REV, questo è uguale a 1 meno T media di cessione diviso T media di somministrazione TH, vi ricordate? Perché vale questo? Perché diciamo, il delta S era lo stesso in questo caso e quindi abbiamo fatto queste diciamo, ipotesi, perché il delta S è T medio, vi ricordate? Diciamo, e quindi facevamo 1 meno QB su QA, poiché vi ricordate come abbiamo fatto 1 meno QB su QA e quindi abbiamo visto che QB era uguale T medio B per delta S, QA è uguale a TA per delta S, il delta S nel caso diciamo, stiamo parlando di ciclo reversibile, delta S e delta S se ne andavano e quindi abbiamo trovato questa relazione. Vi ricordate? Quasi. Allora adesso ripartiamo da questo punto. Ripartiamo da questo punto e cerchiamo di capire come possiamo ottimizzare il ciclo reale a partire da queste considerazioni che comunque riguardano il ciclo reversibile e ovviamente riguarderanno anche il ciclo reale. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare per migliorare il rendimento di questo ciclo reale. Allora, la prima cosa che ci viene in mente è dire, va bene, se io devo migliorare la macchina, diciamo, l'impianto, diciamo, rendere reversibile, posso o diminuire la temperatura media, diciamo, di cessione, o ovviamente aumentare quella di somministrazione. E quindi l'altra volta abbiamo detto, per diminuire la temperatura media di cessione, devo in qualche modo, diciamo, non posso arrivare sotto TB, giusto? Non posso arrivare sotto TB, ma posso al limite far tendere questo valore, diciamo, a valori molto bassi. Quanto bassi? Allora, è chiaro che il TB è un vincolo. Qual è il vincolo TB, ragazzi? Quanto è TB? TB chi è? Chi è il 7B? Bene. E a che temperatura si trova? 29 gradi, giusto? Allora, secondo voi, di quanto posso diminuire questo valore, diciamo, della pressione? Perché io qui agisco sulla pressione, giusto? Perché per ridurre la temperatura sotto la curva a campana, diciamo, le isobare sono sostanzialmente isotermobariche, quindi se io voglio far scendere la temperatura, devo scendere anche con la pressione. Mi trovate? Secondo voi, diciamo, a che pressione? Allora, innanzitutto, che delta T posso, diciamo, utilizzare? Delta T normalmente che posso andare a utilizzare non sono, diciamo, delta T superiori a una tra i 10 e i 15 gradi, questi sono delta T medi che posso utilizzare. Dico delta T medi e non delta T, diciamo, finiti, perché in realtà l'altra volta vi ho detto attenzione, questa è una semplificazione che stiamo facendo. Nella realtà io non ho mai, diciamo, dall'alto dello scambiatore, io da un lato ho il vapore che sta a temperatura costante, dall'altro lato non senti. Che cosa ho? C'ho una portata di flusso che circola nello scambiatore, quindi l'acqua del mare, acqua del fiume, quello che volete. Allora, per avere una temperatura costante dovrei avere una portata infinita, giusto? Ci siete o no? Perché? Perché devo avere una portata infinita? Oppure dovrei avere un flusso in passaggio di fase pure dall'altro lato, perché in passaggio di fase c'ho un'isobara, c'ho anche una temperatura costante. Perché non è costante la temperatura del mio set? Se avessi una portata infinita potrei dire che la temperatura resta costante, perché scambiatori, ragazzi, dovete sempre, diciamo, tenere dentro la vostra testa dei bilanci. Allora, se questo è il vostro scambiatore, da un lato ho il vapore e dall'altro lato abbiamo detto ho l'acqua del mare o del fiume, quindi liquido, a me. Allora andiamo a vedere, questo entra a una certa temperatura T, diciamo T in ingresso, questo è T in ingresso freddo, questo è T in uscita freddo, giusto? Quant'è la temperatura? Data la potenza termica che devo dare qua, ragazzi, no? Che, quindi che devo estrarre, che è quella che ho nel mio impianto, che è la mia QB.
Secondo voi, per avere una temperatura di uscita uguale alla temperatura di ingresso, fate un bilancio. Il bilancio cosa vi dice? QB uguale a cosa? Ehi ragazzi, svegliatevi. M punto è liquido, giusto? Per C? Per T? Voi ragazzi. Allora, T l'ingresso meno T l'uscita. Ma che? Stamattina state fuori. Che è successo? Meccanica, poi uscita. Allora, T l'ingresso freddo meno T in uscita freddo. In realtà è esattamente il contrario, perché T in uscita è più caldo dell'ingresso. Quindi è meno questa qua. Facciamo T in uscita, perché così manteniamo i segni. Se vogliamo mantenere i segni, diciamo questo è quello da sotto. Ok? Vi trovate? Quindi il delta T per C del delta T per M. Ora, se io voglio mantenere più o meno la temperatura quasi costante, qui dentro dovrei avere una portata di un, diciamo, di un fiume. Va bene, dovrei prendere il po' e metterlo tutto quanto dentro al nostro. E quindi avere la temperatura in uscita, diciamo, uguale alla temperatura in ingresso. In realtà non è così, cioè, lo scambiatore è piccolo, è finito. Quindi, per almeno due motivi, da un lato c'è questo aspetto qua, dall'altro c'è la compattezza. E la compattezza mi riduce anche, diciamo, se volete, c'è un problema, c'è un altro problema. Che non solo i delta T diventano, tra ingresso e uscita, diventano non costanti, ma se c'è un, diciamo, uno scambiatore piccolo, o anche che questo delta T viene in qualche modo alterato, vi trovate? Cioè non è soltanto la differenza tra ingresso e uscita, che normalmente fa così. Questa è, abbiamo detto, la temperatura del vapore, giusto? Queste sono le temperature in funzione della X dello scambiatore, quindi dell'area dello scambiatore, A con X. Ci siete? Lezione scambiatori. Allora, ovviamente se questo sta in ingresso sta qua, in uscita sarà così, giusto? Se è una portata finita. Bene, questa cosa non solo incide, vedete, sulla differenza di temperatura tra ingresso e uscita, questo, ma incide anche sul delta T. E ovviamente tanto più corto lo fate, tanto più il delta T diventerà grande. Ora, questa cosa, io quindi che cosa vorrei fare? Per fare un delta T più piccolo possibile, devo avere grosse portate di scambiatori e grosse aree, che più o meno significa la stessa cosa, cioè scambiatori grandi. E ovviamente questo, diciamo, cozza con che cosa? Con un problema solo di costi, perché dal punto di vista termodinamico io lo posso fare. Cioè posso fare delta T piccoli, ma devo raddoppiare le aree, raddoppi i costi. Quindi alla fine, per un fatto di compromesso, si lavora con dei delta T di una decina di gradi. Delta T che sono medi, perché ovviamente non è, questa non è un'isoterma, come abbiamo detto, e quindi non è la delta T che è costante. Allora, io voi potrete avere o questa situazione, cioè io vi do direttamente il 7 e vi semplifico la vita nel vostro compito. Quindi voi fate il delta T, che è quello, diciamo, costante, moltiplicate questo punto per l'area e avete, diciamo, il vostro valore, diciamo, delle potenze termiche. Oppure potrei essere un po' più cattivo, vi metto proprio lo scambiatore con l'acqua che entra. Cioè non vi metto qua un set che scambia qualcosa, ma vi metto la condizione reale, cioè dell'acqua del fiume, una portata di acqua di fiume, che è quella reale. Va bene? Ovviamente il set è una schematizzazione che ci serve a semplificare, non si può. Ora sappiate che mediamente questi delta T non vanno tra i 10 e i 15 gradi. In realtà sul vostro testo mi sembra che viene proprio riportato 11-14 gradi, ma 10-15 va bene come ordine di grandezza. Ovviamente se andate, allora quindi se voi portate, se mettete 20 gradi la temperatura del liquido e mettete 10 gradi delta T, diciamo, quindi 10-15 gradi, avete una temperatura di circa, del liquido, di circa una trentina di gradi, a me 30-35 gradi, cioè vuol dire che, diciamo, qui dentro, diciamo, 35 gradi vuol dire, diciamo, una pressione, fate i calcoli, insomma, abbastanza bassa. Questi 35 gradi potranno diventare 40, 45, anche 50 gradi di vostri esercizi in funzione della bontà ovviamente del vostro scambiatore. Quindi più riuscite a tirar giù questa temperatura e questa pressione, più il rendimento del ciclo, diciamo, ovviamente aumenterà. Va bene? Attenzione, perché se voi andate molto giù vi inoltrate, ovviamente andate pure un poco, diciamo, come X, come titolo, vi spostate un poco più anche a sinistra. E noi abbiamo detto che abbiamo un altro vincolo, è sempre una coperta, ricordiamocelo. Ma qual è l'altro vincolo che abbiamo detto l'altra volta? Il titolo non deve essere quanto piccolo?
0,85, cioè non devo scendere sotto 0,85, quindi attenzione. E quindi ovviamente diciamo, questo aspetto lo teniamo, però diciamo, tutto sommato siamo alla decina di gradi, quindi stiamo parlando di qualche decimo di variazione del titolo. Ben diverso è se io, diciamo, continuo invece di andare sulla, su questa curva qui, vado su quella di sopra. Cioè se io vado a agire sull'aumento della temperatura di adduzione, che cosa potrei fare? Allora, guardate un attimo. Se questa è la curva a campana, state salendo qua, state qua, state così. Va bene. Ora, se io questa temperatura, abbiamo detto che non la posso cambiare, giusto? Questa T3 in turbina, perché non la posso cambiare? Una volta fissata la temperatura in turbina, quello diciamo, perché diciamo, resta fissata qualunque sia diciamo, la condizione termodinamica di pressione che raggiungo? Perché la temperatura di ingresso in turbina mi è estremamente importante per, diciamo, per un problema di resistenza meccanica della turbina. Quindi la T con 3 raggiungere temperature troppo elevate significa condizionare ovviamente la resistenza meccanica delle stesse caratteristiche della turbina. Quindi quello è un fatto tecnologico. Vabbè, non è un problema termodinamico, perché sennò potrei salire ancora di più, potrei salire a 2000 gradi, 3000 gradi, però diciamo le valette a 2-3 gradi. Può darsi che poi riuscite, diciamo, nelle vostre ricerche, se diventerete dei ricercatori, diciamo, riuscite a trovare dei materiali, dei trattamenti, delle condizioni in modo tale da poter innalzare ulteriormente le temperature. 3000 gradi non ci arriverete, però voglio dire, alla fine, voglio dire, questo è un qualche cosa che sarà sempre un vincolo, che di volta in volta si alzerà in funzione delle tecnologie. Però per un dal punto di vista termodinamico, per me questo è una cosa che metto qua, è un paletto che sopra il quale io non posso andare. Poi potrà essere 550, potrà essere 600, non cambia il nostro problema, resta quel paletto, al di là di quello che sia il numero. A questo punto, se voglio aumentare la temperatura media, che devo fare? Fissato quel vincolo, qui così non posso andare. Abbiamo detto che non posso aumentare la temperatura media continuando a alzare questa cosa. Che devo fare? Facile. Che devo fare? Alzo la pressione, giustamente mi dice. Quindi alzare la pressione significa fare così, così, e andare qua così, giusto? Questa risolvere, più alta. E quindi dove scendo con questo? Scendo troppo in basso. E allora che faccio? Facciamo un po' più alto, tutta la comuna, che qua mi fate un po' troppo messaggio. Quindi significa scendere troppo, no? Se vado ancora più qua, vedete, se questa è la temperatura massima che devo raggiungere, ovviamente significa entrare troppo dentro. E allora che cosa posso fare? Insieme a questa cosa qua mi invento un'altra cosa. Cioè dico, ma perché io una volta che ho fatto questo, guardate, potrei teoricamente prendere qua e riportare in, diciamo, prima di far espandere tutto, riporto una seconda volta in turbina, faccio espandere, cioè prima riscaldo, ovviamente, questa isobara, e poi faccio espandere successivamente, cioè faccio un risurriscaldamento. Vediamo un po' dal punto di vista, diciamo, impiantistico, cosa devo fare. Quindi per questo impiantistico è molto semplice. Allora, vi ricordate l'altra volta come ho fatto l'impianto? Pompa, caldaia, prima il riscaldatore, poi c'ho l'evaporatore e poi c'è il surriscaldamento. Questo è, diciamo, 1, 2, 2', 2 secondo, 3, scendo, esco in, diciamo, in turbina, vado in turbina e praticamente faccio turbina, la mia turbina a vapore e poi vado al condensatore. 4. Giusto, questo era il ciclo base. Che cosa sto facendo in questo momento? Sto pensando di fare. Invece di fare espandere tutto quanto, dico,
faccio espandere fino a qua, va bene? Quindi prendo una prima parte di turbina, va bene? Primo pezzo, e faccio una turbina di alta, turbina di alta pressione, giusto? Dopodiché, invece di continuare a espandere, che faccio? Lo riprendo e lo faccio e lo riporto a, ovviamente, a pressione più bassa. Non voglio metterlo qua, mettiamolo qua, va. Lo riporto a pressione più bassa, lo riporto ovviamente a di nuovo a risurriscaldare questo oggetto e dopodiché lo faccio espandere un'altra volta, continuo l'espansione, va bene? Quindi il mio set che ci avevo qua dà energia non più soltanto a questa parte qua, ma anche qui, giusto? Ritrovato? Sul risurriscaldo. Quindi, una prima volta io, diciamo, fatto in alta pressione, salgo fino a questa condizione qua, dopodiché espando nella turbina di alta, risurriscaldo fino di nuovo a un altro punto, diciamo, più o meno a una temperatura molto simile a quella che avevo prima, e poi espando nella termuccia nella turbina di bassa. Questa cosa la posso fare non una sola volta, ma la posso fare n volte. Più innalzo la pressione e più posso fare anche due surriscaldamenti. Quindi fare una turbina di alta, una turbina di media e una turbina di bassa. Va bene? Quindi posso ovviamente migliorare tutta questa parte, diciamo la parte che sta, quindi questa, non solo io miglioro alzando la pressione, quale parte della temperatura media diciamo, di somministrazione. È come se sostanzialmente, ragazzi, io avessi, se guardate questa, diciamo, questo grafico qua, io è come se avessi tre parti del mio, della mia, della, diciamo, del mio riscaldatore. Una prima parte, guardate questa qua, che lavora con delta T altissimi e che ha temperature medie molto basse. Questa è la temperatura media di questa prima fase, vedete? Una seconda fase che è la temperatura media che è questa, una terza che è la temperatura media di questo. Ora, se io alzo la pressione, in effetti questa parte qua non la tocco quasi, quasi per nulla. Aumento la temperatura media della seconda parte e della terza parte, diciamo, anche. Se io risurriscaldo, aumento ulteriormente la, diciamo, questa, la temperatura media di quest'ultima parte, giusto? Quindi con aumento di pressione e risurriscaldamento, tutta questa parte qua del mio grafico, del mio ciclo, lavorerà su temperature medie di somministrazioni molto più alte rispetto a quella che aveva nel ciclo base, giusto? Sia la parte, la seconda parte, sia la terza parte. Quindi, ovviamente, questo mi comporterà che cosa, secondo voi? Questo aumento delle temperature medie di somministrazione. In termini di rendimento, cosa, diciamo, a cosa darà luogo? Ad un miglioramento del rendimento, anche notevole, giusto? Ritrovate, ragazzi, cioè, io aumenterò di qualche centinaio di gradi la temperatura media qua, potrò aumentarla notevolmente. Quindi questo comporterà, diciamo, dei rendimenti che saliranno in modo notevole, diciamo, rispetto ai rendimenti del ciclo base. Quindi è assolutamente una tecnica che posso perseguire anche in modo, diciamo, più spinto rispetto a questa semplice, diciamo, che vi ho fatto vedere qua. Adesso è inutile che ve lo faccio vedere per n volte, va bene? Una volta capito un risurriscaldamento, è chiaro che questo lo potete fare con il grafico, ovviamente diventa questo, se volete fare un terzo dovete ovviamente uscire da qua e riportare allo surriscaldatore, eccetera. Normalmente questo grafico, se lo andate a vedere, nella, negli schemi normali, questo viene riportato qua, perché questa è la zona caldaia, però c'è un'intersezione di linee che a me non piace, quindi ve l'ho rappresentato in questo modo. Cioè ritorna nella zona caldaia e poi, diciamo, ovviamente le turbazioni vanno di nuovo nella parte di espansione. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è un aspetto molto interessante, non dal punto di vista termodinamico, ma un vantaggio dal punto di vista anche meccanico. Separare le espansioni, questo ovviamente lo farete bene anche col professore di macchine, io ve lo anticipo perché è un vantaggio operativo, non solo termodinamico, ma anche macchinistico. Quindi non solo termodinamico ma anche meccanico. Perché un vantaggio anche da questo punto di vista? Perché quando voi avete un'unica grande turbina, abbiamo visto che in realtà la turbina non lavora benissimo perché parte con variazioni, diciamo, con diametri al mozzo piccoli e arriva a diametri molto molto elevati.
cosa, diciamo, sempre dal punto di vista della meccanica applicata, avere dei rotori con dei diametri molto alti, grossi, significa anche problemi di equilibramento, momenti diversi, ma anche problemi di equilibramento della, diciamo, della macchina, del rotore. Bastano piccole cose che possono squilibrare. L'avete già fatto questi aspetti? No, non è. Allora, ovviamente, avere quindi questi aspetti qui, cioè avere delle, diciamo, delle macchine con delle, diciamo, con troppo ampi, con dei rotori troppo ampi, e ovviamente vi porta, diciamo, dei problemi scritti. Vabbè, ma questo lo vedete facilmente, ragazzi. Allora, quando andate al, diciamo, dal meccanico, no? Il meccanico, quando vi fa l'equilibratura della ruota, che cosa vi fa? Mette dei pesetti. Il pesetto serve per equilibrare, diciamo, ovviamente, diciamo, la ruota rispetto a quest'asse, cioè riportarla in equilibrio. Cioè, il bilanciamento delle masse intorno al centro, all'asse della ruota, è di nuovo equilibrato. Ovviamente più grossa è la ruota e più questi squilibri possono più facilmente incorrere, perché ovviamente i momenti di essere sono funzioni anche del raggio. Quindi capite bene che avere questi raggi troppo elevati, certo, dal punto di vista meccanico diventa un problema. Per cui avere questo sezionamento vi consente anche di non lavorare su un'unica macchina e ovviamente di lavorare poi su due turbine, come in questo caso, uscite dalla prima turbina di alta, a questo punto entrate nelle turbine di bassa e potete addirittura quindi lavorare con due turbine, non più con una. Quindi, diciamo, ovviamente lavorare con due turbine significa a quel punto anche avere dei, diciamo, delle turbine un po' più piccoline di taglia, perché state sdoppiando la portata massica, giusto? E non solo le sdoppiate, ne avete due qua, ma avete anche che cosa? Le mettete in contrapposizione l'una rispetto all'altra, ovviamente, diciamo, il senso delle palettature deve essere diverso, in modo da poter anche, diciamo, equilibrare gli aspetti meccanici, che comunque, cioè, altrimenti che cosa, diciamo, sarebbero, se voi mettete una, diciamo, soltanto la turbina così, i cuscinetti qua che cosa devono, diciamo, devono sopportare? Non soltanto la rotazione, ma una spinta verso questa direzione. Il cuscinetto è fatto così, ragazzi, no? È stato volto. Allora, quando voi, questo cuscinetto qua deve lavorare con una forza che viaggia così, il cuscinetto ovviamente, capite bene, si rovina, giusto? Rispetto al cuscinetto che lavora semplicemente con una spinta, diciamo, in asse rispetto a questa, diciamo, a questo rotore, no? Poi, ragazzi, li avete fatti i cuscinetti? Allora, è chiaro quindi che se voi avete, dovete mettere i cuscinetti, non so se li avete messi, i cuscinetti, diciamo, che sono, che hanno una spinta un po' laterale, cioè non sono fatti in questo modo. Allora, questo vi consente anche di equilibrare il carico, perché la spinta che avete da questo lato è uguale alla spinta che avete in quest'altro lato, che avete riequilibrato il carico. Quindi avete tutta una serie anche di vantaggi meccanici, che non sto qui a dirvi perché li farete, poi li vedrete, in meccanica applicata alle macchine, eccetera, ma ovviamente che vi vanno ulteriormente, diciamo, a migliorare, diciamo, il vostro impianto. Quindi associate sempre, ragazzi, diciamo, non si lavora mai a compartimenti stagni, si spiega a compartimenti stagni, cioè io vi spiego solo l'aspetto termodinamico, solo l'aspetto meccanico, solo l'aspetto macchinista. Ora dovete mettere insieme queste cose, va bene? Allora, nell'esame di macchine comincerete a mettere insieme l'aspetto di meccanica applicata alle macchine e l'aspetto fisico-tecnico, li metterete un po' insieme, va bene? Allora, quindi è chiaro che al vantaggio, normalmente al vantaggio termodinamico, si associano anche altri vantaggi che noi adesso, diciamo, non trascureremo, ve li ho soltanto citati, ve li ho solo citati per farvi capire che ovviamente non si lavora mai troppo a compartimenti, cioè bisogna guardare nell'insieme i vantaggi che abbiamo. Ora, nella nostra situazione c'è rimasto, però, a questo punto abbiamo visto che il surriscaldamento ci migliora il rendimento per una parte del ciclo, giusto? Quale parte? La parte destra. Ora, il vantaggio del surriscaldamento non è solo di migliorare la temperatura, ma di riportare anche, ragazzi, qualora avessimo fatto solo questo, di riportare la X, cioè il titolo che noi avremmo avuto qua, di nuovo nella parte a destra. Quindi abbiamo un doppio vantaggio. La temperatura l'abbiamo aumentata aumentando la pressione. Abbiamo riportato più a destra il grafico, quindi la parte di espansione l'abbiamo riportata più sulla parte su cui noi possiamo lavorare, perché ovviamente abbiamo fatto il surriscaldamento. Quindi accanto al vantaggio di aumentare la temperatura, non ho più lo svantaggio, che non avrei avuto nel caso, diciamo, senza il surriscaldamento, diciamo, di riportare la X a condizioni, ovviamente, in condizioni di sicurezza rispetto ovviamente all'uscita della turbina.
abbiamo visto, abbiamo detto più volte, la x deve essere sempre maggiore di circa 0,85 e quindi io non devo mai andare troppo dentro. Quindi aumento quanto voglio, basta che, diciamo, che accanto all'aumento della pressione mi porto anche un certo numero di surriscaldamenti che mi portano poi la curva in condizioni di sicurezza all'uscita. Io ovviamente qua vi sto semplificando perché non vi sto mettendo ovviamente anche la parte della generazione. Chiaro che tutto questo normalmente sta un po' più sopra, ma io non ce l'ho lavagna per poter andare un po' più sopra, e questo ovviamente sta un po' come queste curve vanno un po' più a destra destra, ma il discorso ovviamente si può fare anche sulle trasformazioni irreversibili oltre che queste reversibili. Il ragionamento non cambia. Minuto di pausa?